Grazie, pace, buongiorno a tutti. Mese 6, giorno 22, capitolo 14, versetto 25. Il testimone veritiero salva delle persone, ma il falso testimone spaccia menzogne. Molti di noi hanno assistito a un dramma giudiziario al cinema o anche nella vita reale. L'imputato sta sul suo banco e suda, mentre il pubblico ministero gli punta il dito contro dicendo: «Tu sei colpevole, il nostro testimone ti ha riconosciuto». Ora, questo talvolta è vero, ma a volte c'è un complotto sotterraneo che induce il testimone d'accusa a mentire. Questa può essere la storia di ciascuno di noi. Noi siamo identificati da qualcuno che giura di averci visto commettere un misfatto. Può essere un insegnante, un parente, un conoscente, un collega, un pubblico ufficiale. Qualcuno testimonia a nostro carico e sembra che la nostra vita sia destinata a un serio rovescio. A meno che qualche altro testimone compaia nella corte e assicuri il giudice che noi eravamo altrove e non possiamo essere il colpevole, che l'altro testimone ci accusa di essere. Sì, uno assolve mentre l'altro condanna, proprio come il nostro Signore e Satana. Gesù è davanti al Padre e dice: «Io ero lì quando è successo e so che non è stato lui». Al che il diavolo ribatte: «Come fai a dire che non è colpevole? Io l'ho visto mentre lo faceva». E Gesù gli rimando: «Io so che non è lui ad aver commesso il fatto, perché l'ho commesso io, mi prendo io la colpa, io pagherò il prezzo del reato». Il divino giudice esamina la verità presentata da due testimoni, valuta la loro attendibilità e decreta: l'imputato è prosciolto da ogni accusa, tu sei libero di andare. Melodrammatico, secondo voi, ma può darsi, tuttavia è vero, molto, ma molto vero. Oggi io mi assicurerò che niente che non sia assolutamente vero esca dalle mie labbra quando descrivo un avvenimento, proprio come Gesù ha fatto con me quando ha parlato al Padre. A domani.